Io sono l'unica star, perché ormai sono una star, lo sapete tutti, che non viene cagata da... Non viene cagata, io non vengo cagato, praticamente, dalle mie ammiratrici. Ci sono donne che mi scrivono, Riccardo, sono la tua fan numero uno, eccetera. Ti seguirò sempre, i miei occhi sono con te. Mi scrivono queste cose qui. Poi, appena si tratta di incontrarmi, appena io dico, ok, ti faccio un ritratto, guarda che ogni mio ritratto però è un desiderio, perché io quando filmo desidero, per me filmare e desiderare coincidono. Si spaventano. Cosa avrò mai detto? Ti voglio, che ne so, stuprare? Ah, scusate, un po' di mal di gola. Capite? Sono come se fossi una star, diciamo, e le mie ammiratrici non mi... Ma saranno vere ammiratrici, sono matte, sono tutti matti qua. Ecco, oggi vorrei dirvi cosa non dovete fare con la vostra donna, cioè quello che ho fatto io è, adesso mi vedete così solo, putrefatto, praticamente putrefatto, anche se mi sto allenando, anche oggi ho fatto pesi, diventerò super bello, cioè sono già super bello, diventerò molto più in forma, sto facendo i piegamenti, voglio un po' dinoccolarmi, no? Detto questo, vedete, sono una persona sola, no? Lo ribadisco sempre, ma è importante la solitudine, già Pavese lo diceva, Pavese e non solo lui, il grande Cesare Pavese, che il problema fondamentale è proprio la solitudine della vita, di ognuno di noi. Comunque, perché voi che siete in coppia non pensate di essere meno soli di me, illusi. Però quello che voglio dire è questo. Non volete perdere la vostra donna, non fate come ho fatto io. Io, sapete cosa facevo? Lei lavorava, io non lavoravo, mai lavorato in vita mia. Sì, qualche volta, ma proprio per hobby, diciamo. E la mattina lei si alzava, Valeria ovviamente, Stefano, si alzava a fare la doccia, eccetera, e io dal letto le dicevo, tesorauci, perché io la chiamavo sempre tesoruccio, però mi piaceva deformare, dicevo tesorauci, mi porti la colazione a letto? E lei si incazzava tantissimo, la colazione a letto, tesorauci, poi facevamo colazione, non me la portava a letto, donna tosta. Poi le davo il bacino e dicevo divertiti al lavoro, un po' come Alex in Arancia Meccanica, divertiti in fabbrica, ciao,
Lei lavora l'ascette, no? Fa i fascicoli per l'ascette. Ah, poi quando se ne andava mi stiracchiavo. Ah, stavo ancora 2 ore a letto. Poi mi alzavo, scrivevo una poesia. Poi nel pomeriggio invitavo gli amici. Si sbevazzava, lei tornava, si incazzava tantissimo. Stanca del lavoro, eccetera. Poteva continuare una situazione simile? Ma è stata una santa stare quasi 10 anni con me, una santa. Per non parlare poi del sesso. Sesso, c'erano delle cose che a me non piacevano, evidentemente anche a lei non piacevano altre cose di me. Quando la toccavo si irrigidiva. Ma sto cazzo di clitoride, si irrigidiva. Dice, faceva le facce strane quando la toccavo. Si vede che non so toccare, non lo so. Oppure molto spesso mi diceva non mi hai aspettato. Cosa significava? Che non era venuta, giusto? Forse per questo che voleva che io venissi subito. Mi diceva sì, continua, continua. Io volevo fermarmi, modulare il rapporto sessuale. Lei invece no, continua, continua. Perché non godeva e quindi voleva sbrigarsi subito, giusto? Del resto a me non è che fregasse molto del suo piacere fisico. Ecco, non fatelo mai, può essere controproducente. Dovete sempre pensare al piacere fisico del vostro partner. Dovete lavorare, avere un lavoro anche voi. E infatti, il periodo più bello è quando io facevo le bolle di accompagnamento merci. Ho lavorato per 10 mesi. Dopo la morte di mio padre mi sono detto, ma sì, lavoriamo un po'. Ho lavorato 10 mesi. In un'azienda di trasporti, c'erano i camionisti che venivano, mi davano 5,70 € all'ora e facevo le bolle, no? Dalle 7 tipo alle 9 e mezza, non so, no, dalle 5 e mezza, no, tipo alle 8 e mezza, vabbè, insomma. Poi tornavo a casa la sera verso le 9 e mezza, 10, lei era tutta contenta, voleva far la moglie, mi preparava la tavola, mi aspettava per la cena, le candeline, i cibi buoni che cucinava Valeriuccia. Era molto bello, quello è stato il periodo più bello perché io incarnavo la figura del lavoratore, si tornavo da 5,70 € all'ora, il lavoratore che tornava a casa, capite? Quindi Valeria aveva bisogno di questi schemi, però ha resistito con me quasi 10 anni. Ovviamente non poteva che andarsene. Un periodo che piangeva ogni giorno e non capivo perché, ma perché piange ogni giorno? Piangeva perché aveva deciso di lasciarmi. Ora, perché io vi parlo di Valeria? Sono passati 3 anni praticamente da quando mi ha lasciato, perché? Chiedetelo. Perché sono solo, sono ancora solo, quindi di chi cazzo devo parlare? Tutti mi dicono, ma Ricky sei chiuso? Non è che sono chiuso, è che non mi innamoro più. Non mi innamoro più. In più ci sono le mie ammiratrici che non mi cagano. Vedete che la situazione è stronza? C'è una situazione stronza, io continuo a invecchiare anche se mi tengo bene, sono super figo. La situazione è un po' stronza, ve lo dico.